Ciao a tutti, oggi un'inquadratura un po' strana, così questa dell'inizio di questo video, e vi avverto già che avrò la videocamera in mano per tutto il corso del video, diciamo lo che chiameremo questo video in stile vlog. In realtà non ho un operatore a disposizione in questo momento, quindi ecco, spero di non farvi dondolare troppo. Allora, che cosa facciamo oggi? L'avete visto dal titolo? Oggi voglio mostrarvi come ho riorganizzato il mio make-up dopo gli ultimi video decluttering, che magari vi lascio linkati qui sotto se ve li siete persi e se vi interessano. Volevo appunto farvi vedere come ho deciso di organizzare il tutto, accorpando tutto quanto nella mia scrivania che vedete appunto qui davanti. Come vedete, come non vedete, non ci sono prodotti di make-up fuori dalla scrivania, anche perché chi ha visto i miei home tour lo sa, questo angolo è ricavato nel piano di sotto. Infatti, io sto scendendo le scale, che è praticamente l'inizio della cucina, cioè mi sono ricavata questo angolo qui per me. Dopo ci soffermiamo meglio, ma in realtà faccio il giro così per evitare di farvi vedere la ring light. Vediamo di questa è la mia cucina. E l'avete già vista altre volte, più o meno. Non credo che sia cambiato granché dall'ultima volta che l'avete vista. Ecco, qui è praticamente quello che vedete quando io faccio i video dalla cucina. Riprenderò anche a farne dal salotto, ma il salotto adesso fa veramente troppo caldo. Questa è l'unica stanza semi vivibile. Scusate i cambi di luce, ma praticamente io qui ho questi lampadari normalmente. Poi sotto questa lunga mensola ho queste luci LED, ma se le accendo ora vi acceco. Quindi ecco, ci sono questi cambi di luce. Ho dovuto mettere la ring light dove intendo registrare. Allora, che cosa ho deciso di fare? Ho deciso appunto di accorpare tutto quello che mi riguarda in quest'angolo. Vi ho già detto che io ho una camera da letto, la camera da letto al piano di sopra, su un soppalco, ci andavo poco, i miei trucchi sono diminuiti molto. Ovviamente non vedrete una collezione minimalista, assolutamente, perché no, io non sono minimalista nell'anima proprio, però ho molti meno trucchi e praticamente occupano questi 5 cassetti, sono 5 cassetti piuttosto piccoli, e i primi due di quest'altro lato. Questa scrivania è una vecchia cattedra degli anni 50 che mio papà aveva recuperato e ha restaurato, lo sgabello è di Ikea e adesso vi faccio vedere tutto quello che c'è sopra. Tra l'altro, qui ho voluto mettere non solo il make-up, il zona ufficio, diciamo, ma anche i bijou. Allora, forse vi ricorderete che questo beauty di Louis Vuitton che mi ha regalato mia suocera ce l'avevo in camera da letto. Ho deciso di mettere qui dentro i gioielli, la bigiotteria che utilizzo di più in questo periodo, in modo da avere anche questa a portata di mano. Poi qui ho un piattino con le cose che tolgo e metto nel quotidiano, perché praticamente io ormai faccio tutto qui. In quella porta lì è la porta d'accesso al bagno, in cui c'è anche la doccia. Ho tutta la mia skincare, ho i profumi che utilizzo di più su questo lato, insomma, ho tutto qui. Porto giù i vestiti e faccio tutto qui e mi trovo molto bene. Capisco che per qualcuno potrebbe sembrare un po' confusionario, un po' caotico. Io mi trovo molto bene così. Forse è meglio che spenga questa luce, che tra l'altro è comodissima perché a tocco cambia di intensità, e poi eventualmente si spegne. Allora, vediamo se magari è meglio zoomare di meno. Allora, questo è il mio angolo. Allora, innanzitutto qui ho messo delle opere, delle fotografie da cui mi piace essere attorniata. Qui ci sono degli acquarelli del mio papà, dei primi del 2000. Questo è un quadro a cui sono affezionatissima, che era a casa del mio nonno. Mio papà l'ha dipinto nell'82, quindi avevo 32 anni, mi piace tantissimo. Questo invece è la prima sua opera che ci ha regalato quando ci siamo sposati. Qui sotto invece ho una locandina di un evento a cui ha partecipato mio papà, Vinci. Questa è una fotografia di Vinci degli anni 50, più o meno. Qua ci sono delle foto nostre di famiglia e a me piace avere intorno tutto questo.
Allora, che cosa ho fatto? Per avere più spazio nei cassetti, come vedete, ho messo più cose sopra la scrivania. Allora, calcolate che il computer è un computer portatile, quindi io posso, se scrivo, lo sposto, lo metto sul tavolo della cucina, tanto ce l'ho qui, e utilizzo la scrivania per scrivere. Altrimenti, quando lavoro al computer, non ho necessità di altro spazio e problemi non ce ne sono. Allora, qui ho tutta una serie di quadernini agende, lo sapete che io ne uso tantissimi. Qui ci sono i miei acquisti in libri, l'avete visto tante volte. Questo quaderno, non so se lo vedete, con una frase da Proust, me l'ha regalato Jessica. Poi qui c'è il quaderno su cui prendo appunti per fare i video. Il reading journal del 2020-2021 e la mia vecchia agenda 2020-2021, perché io tendo ad avere a portata di mano le agende degli anni appena precedenti. Le altre non le butto via, ma poi le sposto in un armadio. Qui ho questi barattoli, questi due li avevo presi su Amazon 1000 anni fa. Qui ci sono vari pennarellini sottili che uso per le agende, per i reading journal, eccetera, creme mani, burro cacao e varie. Questo è il barattolo da utilizzo quotidiano, ci sono penne, matite, eccetera. E qui ci sono matite colorate. Questo invece è un barattolo che viene da un regalo fatto a mia figlia di Pinader, è bellissimo, con questo richiamo in pelle rosa e il rattan, il vimini, la mia crema mani, quella notturna, che è sempre qui. Poi qui vi dicevo c'è il mio computer, uso sempre solo questo. Allora, qui da quest'altro lato ho, come vi dicevo, questa lampada che mi trovo molto bene, un paio di occhiali, gli occhiali li ho sparsi per tutta casa. Il quadernino dell'elenco delle letture, dove ci sono solo i titoli dei libri che leggo, lo tengo dal 2020. Questo l'avete visto più volte, è il mio reading journal. Questa è la mia Moleskine settimanale che sto usando quest'anno. Poi qui ci sono i libri che ho in lettura in questo momento. Sapete che, credo sappiate, che io leggo un libro alla volta, però per il mese di luglio e di agosto partecipo al gruppo di lettura di Claudia Lise Legge Lise Viaggia su Grande Speranza di Charles Dickens. Al momento in cui registro questo video ho letto la prima tappa, i primi 10 capitoli. Vi dico che faccio un po' di fatica a lasciarlo lì in attesa fino alla prossima tappa, ma voglio resistere, voglio provarci. Poi invece questo è il libro che credo terminerò oggi, mi mancano una settantina di pagine, mi sta piacendo tantissimo, di Jo Lansdale, La sottile linea scura. Ovviamente di questi libri vi parlerò come sempre. Qui invece c'è questa agenda 2022-2026, che non è una vera e propria agenda, qua dentro anche un po' di documenti della casa, è un planner, vedete, è fatto così, c'è solo il mese, una sorta di calendario, appunti, questo è novembre, dicembre, non ci sono altre pagine. Quando cambia l'anno, in mezzo c'è il calendario dell'anno successivo, appunti importanti per i vari mesi e poi di nuovo solo le pagine fatte così. Questa l'ho trovata su Amazon, io mi ci trovo benissimo per le cose da fare in giornata, per gli appuntamenti, ma soprattutto per l'organizzazione del canale, quando registrare, quando pubblicare, il calendario dei video, mi trovo benissimo. Poi, aspettate che mi siedo sul cappello, perché tanto poi mi ci devo sedere. Che cosa ho qui? Ho questo piattino che avevo preso da Tiger 1000 anni fa, in cui metto i gioielli, quelli che proprio sto utilizzando nel quotidiano in questo periodo. Vi ho detto che voglio avere qua tutto. Poi, per appunto liberare più cassetti possibile della scrivania, ho utilizzato questa cassettiera in acrilico che avevo comprato su Amazon tantissimo tempo fa per mettere varie cose di cancelleria. Adesso vi mostro come le ho organizzate. Innanzitutto qui sopra c'è un appoggiabicchiere, lì come si chiama. Questi li ho presi da Saturn, sono carinissimi. Lo tengo qui perché magari se lavoro al computer, se scrivo, ci metto una tazza, ci metto un bicchiere, quello che è. Poi nel primo cassetto ho messo vari washi tape, questi che sono carinissimi. Li ho presi da Feltrinelli, sono dei segnalibri magnetici, ma non pesano troppo questi. Esce la testina, sono molto morbidi,
di legami, legami quello che è. Poi qui ci sono i vari segnapagine che utilizzo, vedete ce ne sono diversi. Ci sono degli adesivi vari per le varie decorazioni, non ne faccio molte, proprio quelle che mi divertono e basta. Poi nel secondo cassettino ci sono post-it di vario genere, così, mentre nel terzo ci sono pennarelli e soprattutto evidenziatori. Questi piccolini li avevo presi dai cinesi, sono quelli color pastello e sono quelli che utilizzo di più. Allora, questa cassettiera è invecchiata tantissimo, ma ce l'ho veramente da tipo 7-8 anni e mi piacerebbe sostituirla. Però mi piacciono i pomellini così, però mi piacerebbe sostituirla perché è veramente molto molto rovinata. Quindi mi pare di avervi fatto vedere tutto quello che c'è sulla scrivania, a parte la cosa principale. Ovvero, cioè, in principale, no, quella che serve per truccarsi. Dietro al computer ho questo specchio, l'avete visto tante volte, ha una parte qui magnificante, questa è normale, si accendono le luci, e poi anche questo piattino d'appoggio dove ci sono la spugnetta e la pinzetta per le sopracciglia e basta. Io quando mi trucco che cosa faccio? Semplicemente abbasso il computer e apro lo specchio. E inizio a truccarmi, ma dove sono i trucchi? I trucchi sono tutti in questi cassetti, vi dicevo. E adesso vi mostro velocemente il contenuto di questi cassetti. Non mi soffermo su ogni come si dice, su ogni prodotto, perché appunto avete visto davvero di recente il decluttering. Quindi ve lo lascio qui sotto. Qui mi soffermo solo proprio su come ho organizzato, di come ho organizzato i miei cassetti in una sorta di Tetris. Allora, praticamente qui ci sono tutti i prodotti base, esclusi i blush, che sono nel cassetto sotto. Io quando mi trucco praticamente ho lì lo specchio, ho qui i vari cassetti, ci pesco man mano che utilizzo i prodotti. Allora, qui ho messo le palette viso, che mi sono rimaste e che utilizzo con regolarità. Tutti questi prodotti li utilizzo con regolarità. Ho i miei fondotinta di Diego Dalla Palma 242N, 245N, le mie due colorazioni perfette a seconda della stagione. Lo Skin Realist di Nabla, questo fondotinta che a me piace sempre tantissimo, che sta per finire e lo dovrò sostituire a breve. Qui ci sono i correttori, quindi i miei due correttori di Astra, lo 02 e lo 01, e il Transformist, che è sia fondotinta che correttore. Qui abbiamo il fondotinta in polvere di Kiko, che tengo separati da questi perché le confezioni sono uguali. E questo mi piace averlo a portata di mano perché lo uso facilmente nel quotidiano e perché magari me lo metto in borsa quando esco. La nebbia fissante di Neve Cosmetics. E poi qui, questi sono i prodotti che uso di più. Abbiamo la cipria, quella trasparente di Kiko, la cipria cotta sempre di Kiko, la powder power di, no, la powder power, la banana powder di Essence, che spesso utilizzo per fissare il contorno occhi, un illuminante cotto di Kiko, il mio meraviglioso Skin Glazing Ozone di Nabla. Qui ho la mia terra di The Balm che sta finendo, che uso per il contouring, ma la uso più nelle stagioni invernali, il mio meraviglioso Butter Bronzer, questo bronzer di Smashbox che spero di terminare quest'estate. Il Mary Lumanizer, un altro prodotto di Maybelline, e qui i miei unici due prodotti che uso come primer. Questo è un vero e proprio primer in stick di neve. Questo invece è un prodotto ibrido skincare make-up che funge da anti-rossori di Clarins. E questo è il primo cassetto. Nel secondo cassetto ho varie cose. Allora, in questa scatolina vedete che ho proprio fatto un Tetris con scatoline, eccetera. Io tengo di solito le scatole dei regali, le confezioni varie per riutilizzarle. O se no, ho queste scatoline sempre in acrilico che avevo preso dai cinesi moltissimo tempo fa. Allora, qui ci sono i pennelli occhi, quelli che ho deciso di utilizzare, le spugnette per pulire velocemente i pennelli tra un trucco e l'altro. In questo cestino ho i mascara. Allora, questo è l'ultimo che ho comprato. In realtà non è l'ultimo che ho comprato, dopo vedrete. Comunque, diciamo, è l'ultimo che ho in utilizzo ed è quello
waterproof dello Sky High di Maybelline. Questi due, questo primer di L'Oreal e questo di Maybelline, li sto terminando. Questo è quello di Nail Oleari, che anche questo sono abbastanza vicino al termine. Quello di Diaco Dalla Palma, che avete visto in altri video, l'ho terminato invece. Qui poi ho i prodotti sopracciglia, il primer occhi. Ah, ho anche questo mascherino trovato in un kit di Clarins che tengo qui. Poi ho le matite occhi, poi i. Mettiamo qua un attimo i mascara, se ce la facciamo. Gli unici ombretti in stick che ho, quindi il Patting Bronze di Chanel e poi quelli in stick, appunto, uno di Kiko e i miei vari tre di Nabla. E poi qui ho la scatolina con i blush. Ho fatto questa sorta di divisorio con le palette di Smashbox e di The Balm e qui ci sono tutti i blush che mi avete visto citare anche nei video decluttering, tranne questo che è una recente entrata, ma di cui vi ho già parlato, che è il Glow Play Blush Please di MAC, un cream to powder che amo la follia. Gli altri li conoscete molto bene. Poi, terzo cassetto è il primo cassetto palette. Allora, l'unico problema di questa scrivania è che i cassetti sono piuttosto bassi, sono poco profondi, quindi le palette in piedi così ci stanno solo queste di Melt perché sono molto sottili, altrimenti le devo mettere appunto in orizzontale. Però avendole distribuite bene riesco a trovarmici, nel senso che non è difficile, se voglio usare una palette, andare a prendermela senza problemi. Certo, non è la cosa più comoda del mondo, ma del resto uno si arrangia per come può e non mi trovo male. Qua ci sono appunto queste due palettine piccole, questa che mi viene sempre utile e le varie di Nabla, di BH, di Juvia's Place e appunto le mie meravigliose, splendide, amatissime Melt. Poi ci sono queste palettine piccole. Oltre appunto a queste due che avete già visto, la mia amata Natasha Denona, Smashbox, Diego Dalla Palma. Poi secondo cassetto di palette, qui ce ne sono un po' di meno. Qui non le ho messe, come vedete, in ordine di brand, le ho messe dove ci stavano, tanto so che ci sono, insomma, Make in Faces Beauty Book, le altre palette di Nabla, quelle di queste dimensioni. Le due Cutie che ho, la Mulac, la Jackie Aina, la Smashbox, questa grande che mi piace tantissimo, quest'altra di Urban Decay e fine. Nell'ultimo cassetto ho messo gli smalti perché ovviamente sono quelli che pesano di più in assoluto. Qui ci sono tutti gli smalti colorati, anche sugli smalti vi ho fatto un decluttering di recente, se mi ricordo vi linko anche quello. E poi ci sono tutte le varie cose che mi servono per fare la manicure e degli smalti qui che non ci stanno messi in piedi, sempre perché il cassetto non è molto profondo. Comunque mi trovo benissimo così. E questa appunto è la prima colonna. Andiamo poi invece da questo lato. Allora, io ho fatto una scelta e ho eliminato la torre girevole dei rossetti perché adesso ne ho veramente pochi. Nella mia torre girevole ci stavano 80 rossetti, ne ho 40 e non ha molto senso che io la tenga. Non l'ho buttata via, adesso vedo se la vuole qualcuno della mia famiglia. C'è un'amica di mia sorella che potrebbe desiderarla e gliela regalo. I prodotti labbra li ho divisi così. E mi trovo molto 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 bene. Anche qui c'è un bel gioco di Tetris. Qui c'è una vaschetta trasparente in cui ho messo, come vedete, adesso il Tetris funziona. Ho messo tutte le matite labbra che ho tenuto. Vediamo un secondo, magari se allontaniamo un po' lo zoom vedete meglio. Boh. Quindi matite labbra, poi qui ho il temperino labbra e qui il butter stick, come si chiama? Butter stick lip treatment di Kiehl's, che lo tengo qui perché spesso lo prendo e lo metto in borsa. Qui ho due scatoline con rossetti vari.
Ho cercato di organizzarle in modo di avere a portata di mano le cose che uso di più, ovvero il meringata di neve, questo rosa di Naioleare, rosa deserto. Questo in realtà lo uso molto ma d'inverno, però è qui perché per la dimensione ci sta molto bene. Qui sotto ci sono tutti i rossetti di MAC, però visto che sono tutti uguali, ho tenuto qui davanti a portata di mano quelli che utilizzo di più in questo periodo. L'ultimo che ho comprato è il Brick Truth, che è uno di quelli Powder Kiss. Questo è Lady Danger, quindi il mio rosso aranciato preferito, e questo è Mer, che è un classicone che uso sempre. Queste sono le mie mini taglie di MAC. Qui c'è anche la mini taglia di un rossetto liquido di Armani, che è talmente piccola che non avrei saputo dove mettere, almeno qui me la ricordo e la uso. Qui c'è anche un rossetto di By Thierry che mi è stato regalato, e qui ci sono i rossetti di Nabla. Prima questi due, tra i primi che sono usciti, e poi qui i miei preferiti. Sopra ci sono i miei preferiti, ovvero Allusive e Fulmi, quindi un rosso è il mio nude preferito, ma sotto ci sono anche gli altri. In quest'altra scatolina abbiamo questi rossetti di L'Oreal, sono facilissimi da prendere, da vedere, tra l'altro si capisce che colore sono, i miei due rossetti di Givenchy, quelli che sono tipo balsamo labbra, e qua sotto ci sono i rossetti di Kiko, sia i Powder Power che no. Anche qui a portata di mano, quindi il primo che prendo è il Powder Power, lo 02, che è quello che uso di più. Qui ci sono i miei due rossi preferiti di alta profumeria, che sono il Poppy, Decisive Poppy di Estée Lauder, che è opaco, e il 999, quello classico cremoso di Dior. E qui dietro un bellissimo rossetto di Kiko in edizione limitata, questo è il mio Marc Jacobs Kiss Kiss Bang Bang, che non mi porterà mai via nessuno. Qui dietro, sempre a incastro, ci sono i Dior Addict, anche questi quasi balsamo labbra. Qui dietro ci sono i miei tre gloss, due di Astra e il Fenty Beauty, quello classico, e gli unici rossetti liquidi che ho, questi due qui dietro non li vedete, ma sono due di Nabla, quello di meraviglioso di Armani, e poi due tinte labbra, questa rossa Red Hot delle Vinilink di Maybelline, che appunto è vinilica come finish, e questa invece che è una tinta opaca di un brand coreano, sempre un bel rosso accecante che mi piace tantissimo. Poi, ultimo cassetto make up, qui ci sono, diciamo, varie vedute eventuali. Ci sono innanzitutto i pennelli viso, sempre in una vaschetta trasparente. Avete visto pennelli occhi, ma non avevate visto quelli viso. Qui il mio ventilatore da viso, spugnette di ricambio, qui ci sono delle palette vuote di Nabla, un'altra spugnetta eventuale di ricambio, e poi ci sono dei backup, quindi di prodotti quando li trovo, specialmente se ci sono delle offerte, prodotti che so che utilizzerò, li prendo di sicuro. Allora, ho preso questo primer occhi di Kiko perché io sto usando quello di Astra che sta finendo, mi piace un sacco, ma non l'ho più ritrovato e mi ricordo che con questo mi ero trovata bene. Non ho intenzione più di spendere di più di così per un primer occhi perché sinceramente mi trovo bene anche con quelli a basso costo, a me il trucco occhi dura abbastanza senza problemi. Poi il numero 112 di questo fondotinta che vi ho detto stavo finendo, un altro Transformist di Astra, ce l'ho sempre. Un mascara per sopracciglia di Astra, perché anche quello lo sto finendo, e poi sapete che faccio sempre la scorta del mio copriocchiaia preferito di Astra. Qui poi ho due mascara da aprire, e qui abbiamo il mio mascara preferito, questa è una garanzia, quello che sto finendo, però non sarà il primo che apro. Adesso aspetto di finire questo e di finire quello di Naioleari. E poi voglio aprire lo Sky High, quello classico, non waterproof, per vedere se c'è una differenza, se mi piace. Io Maybelline lo trovo tranquillamente all'Italmark, al supermercato dove vado di solito. Mettiamoli qui per il momento e quindi lo voglio provare. Poi questi altri tre cassetti sono invece di cancelleria, ci sono documenti, c'è la videocamera che adesso è in mano con i vari attrezzi per la videocamera, c'è cancelleria, non so, altre matite, c'è lo scotch da pacchi, ci sono delle buste, cotonetti,
cose da cancelleria in questi tre cassetti. Qui c'è questo vaso di carta, questa è la pila di libri di racconti, di raccolte e racconti che devo ancora leggere. Io non ho una distinzione tra libri letti e non letti in libreria, però le raccolte di racconti che devo leggere le tengo separate perché se no non mi vengono in mente, essendo io più una lettrice di romanzi che di racconti. Ecco, con questo, mamma mia, stavo volando sopra la ring light, vi ho fatto vedere direi tutto, spero che il video vi abbia tenuto compagnia, che vi sia piaciuto, come al solito vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va, ciao!